Salve, buongiorno. Io sono Fabio e sto raccontando la mia storia. Qui nel 2017 ho scoperto di avere un carcinoma alla prostata e di conseguenza ho dovuto fare l'intervento per eliminare il carcinoma. Quindi ho fatto una prostatite Mastectomia bricozzotomia radicale. radicale. Dopo aver subito l'intervento, ho scoperto, non c'avevo Del ho deficit erettile. scoperto il mio deficit erettile e grazie al mio angelo che ho qui a fianco abbiamo scoperto il dottor Antonini. Ecco l'amore, dillo Siamo anche tu. riusciti, sì. E il dottor Antonini l'ho conosciuto sui social. E devo ringraziare perché veramente è stato il nostro angelo, come si dice, che siamo riusciti a uscire da questo tunnel grazie a lui. E quindi siamo riusciti a contattarlo e poi successivamente per l'intervento mio marito finalmente si è convinto ad affrontare Esatto. questa cosa e ti posso dire che lo rifarebbe forse, non lo so, Anche subito, anche probabilmente domani anche due mattina. volte, tre volte, perché Anche domani mattina, senza nessun problema, perché io non finisco mai di ringraziare il dottore perché ha ridato vita a me, una seconda ha ridato vita, vita di veramente. coppia, cioè siamo ridiventati una coppia, francamente Sì, siamo usciti parlando. fuori dal tunnel che Adesso, purtroppo esatto. Noi siamo diciamo. stati 3 anni come se stavamo dentro un tunnel, cioè ha finito anche la vita di coppia, perché parliamoci chiaro, una coppia poi alla fine È quello che lega la che coppia. chiude il cerchio, però purtroppo poi quando si interrompe bisogna comunque affrontare e Certo. arrivare a trovare una soluzione. Col dottor Antonini siamo riusciti a trovare una soluzione, ma proprio come si dice, nel migliore dei modi. E si può, non Esatto, bisogna arrendersi, secondo esatto. me, assolutamente, bisogna Io documentarsi, documentarsi. esatto. Parlare e poi ecco Molto decidere, parlare. sì, decidere poi di affrontare una cosa del genere che ne vale la pena. Detto da chi ci è passato, si Esatto. esce fuori dal tunnel alla grande, proprio alla grande, perché siamo tornati veramente a essere, Una coppia come anche se prima. abbiamo, non posso dire di non aver passato brutto periodo, brutti momenti, però sono un ricordo. E come dice il dottor Antonini, voglio dire questo, che lui dice sempre: non date giorni alla vita, ma vita ai giorni, perché quella è la cosa importante, non bisogna Esatto. sprecare neanche un attimo. Noi forse abbiamo sprecato pure forse un paio di anni della nostra vita, ma li Sì. stiamo recuperando alla grande, che sempre grazie, non mi stanco di dirlo, non mi stanco di dirlo, grande, grande professionista, ma più che altro a livello umano è una splendida persona, anche a Esatto. livello. E combaciare queste due cose è bellissimo, secondo me, perché non bisogna solo sul lato, diciamo, medico, ma bisogna anche comunque essere Nel anche lato pure umano. dotati di empatia, di comprensione, Certo. è la cosa più importante. Da parte mia io ne parlo con tutti, quindi da quando ho fatto l'intervento non è che nascondo quello che ho avuto e quello che ho fatto. Da parte mia io lo dico al dottore, se serve una persona come promoter, guarda, io Sì, sono sempre a promoter. disposizione, anche in tutto il mondo, guarda, perché dopo aver vissuto No, è quello che ho vissuto vero, io, vero. non lo auguro a nessuno, guarda, a 50 anni, ma non è l'età, ma è 50, 60, 70, 20, quindi non conta l'età, ma conta. Ecco, bisogna trovare la persona giusta Esatto, bisogna avere fiducia e nella trovare la persona. persona giusta. In questo momento noi siamo stati fortunati. In questo frangente siamo stati fortunati perché abbiamo trovato il dottor Antonini. Io E dobbiamo ho avuto ringraziare. degli amici cari che hanno avuto lo stesso problema mio, però sono stato un po' titubante No. nell'affrontare l'intervento che ho subito io di protesi peniena, e adesso tuttora abbiamo visto che loro si sono allontanati da me perché hanno visto i risultati, che noi siamo a essere ritornati in una coppia come prima, gioiosi, ridiamo, scherziamo, noi sabato sera balliamo, usciamo, quindi siamo ritornati alla coppia di Alla prima, noi per vita, no, quattro siamo anni. ritornati alla vita, Per veramente, quattro proprio. anni tutto questo non facciamo niente, dalla mattina alla Diciamo sera che dentro casa. rinchiusi in noi stessi, i nostri E a problemi, pregare che ormai cosa sono?
Ho provato di tutto, non è che io ho provato prima di intervenire, ho provato il Cialis, ho provato le punture, noi, Gli Avergen, The Cover, certo, che era non l'agora deprimente. nessuno, ho provato il Viagra, ho provato di Deprimenti tutto proprio, prima di fare deprimenti. l'intervento, però abbiamo visto. Poi io dico sempre, se dopo un intervento di prostata, dopo della prostata, automaticamente viene la disfunzione rettile. Ma bisogna provare perché o niente o avere un minimo di luce, Di di speranza, bisogna speranza. tentare Cioè tutto. io invito tutti quanti, se a me mi direbbero guarda o niente rimane così o c'è la possibilità facendo questi interventi di avere, io inviterei tutti a avere un minimo di speranza. Quindi il mio messaggio, il nostro messaggio è apritevi e parlatene, provate Certo, di tutto e chiamate le che persone si può risolvere in modo alla grande si definitivo, può risolvere. definitivo, E il dottor veramente. Antonini è una di queste persone che ti può risolvere alla grande il vostro problema. Posso io dirvi veramente che le dimensioni sono aumentate, secondo me sono più di prima anche, nel momento dell'erezione, logicamente. Ecco cosa stavo dicendo, dottore, rideva, ma è vero, dottore. Io scherzando ho detto il doppio, però non il No, doppio, vabbè, però però diventa grande, diventa grande. diciamo sì che Non è come io vengo qua e faccio la visita a lui, no, assolutamente. Il momento dell'erezione cambia proprio fisicamente, dottore. comunque poi a livello fisico uno non si accorge di niente, è totalmente naturale. Adesso per Questo me è posso diventato. dirlo io da moglie, da compagna, che uno non si accorge di niente, è talmente naturale che uno fa fatica a pensare che sia una protesi, che sia qualcosa di estraneo al corpo, che invece non si nota. Beh, Io infatti dai primi giorni che. ti ricordi che noi vedevamo sempre le interviste che faceva il dottore sui social e vedevamo i signori dice guarda io sto meglio di prima, vado meglio di prima, c'ha È ragione, vero, è vero, è è la verissimo, verità, la pura vai meglio verità. di prima Pura sicuramente. verità questa, non è solo per tanto per. Per parlarne, è È così. così e bisogna crederci, mai smettere di credere, io Esatto. penso, La nella speranza è vita. l'ultima a Mai morire. smettere di credere perché è Grazie, dottore. così. No, assolutamente. Io la trovo una cosa normalissima, anche perché tra me e lui c'è un'intesa, Esatto. non la vedo proprio, anzi, Io non non l'ho mai negata. sono. Io dall'inizio No, lo direi, non sarei un'ipocrita a non loro, dottore, dirla. pensano che uno quando ha la protesi No, prima non è ti fa l'amore, va al vero. bagno, si gonfia e poi fa l'amore. No, No, è assolutamente. Io non assolutamente faccio così, naturale. È assolutamente. È assolutamente naturale. naturale. Non Man mano si che nota facciamo niente, non si l'amore, nota capito? niente, non si nota niente. Ecco perché posso dire che tranquillamente è Posso come prima. assicurare che questa è la verità, si fa proprio fatica a notarlo, non, sì, no. Anche perché poi ecco, logicamente ci deve stare anche un'intesa tra una coppia, perché è la Certo. cosa principale, la cosa fondamentale. Quello è La tutto cosa quello. fondamentale, poi il resto viene da solo, è talmente spontaneo che non ci fa più caso, anzi, posso dire che forse pure meglio di prima, posso dire anche questo. Subito, come ripeto, anche domani mattina, dottore. Speriamo di no, però. Speriamo di no, però se serve, come Come no, sappiamo dove dove far andare? mettere le mani, sappiamo Esatto. dove far mettere le mani, logicamente.